Allora, voglio fare un piccolo esempio per cercare appunto di entrare meglio nella nostra mente. Allora, voi avete attorno alla vostra abitazione un prato molto alto, e iniziate il primo giorno a fare il percorso attorno alla vostra abitazione, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno. Allora, cosa succede dopo una settimana, dopo 10 giorni, dopo un mese? Che l'erba inizierà a schiacciarsi sotto i nostri piedi e poi noi vedremo creato un sentiero. E quindi poi automaticamente quando usciamo noi non è che dobbiamo stare attenti dove mettiamo i piedi, cosa, perché abbiamo già delimitato, ok, quel sentiero. Lo stesso avviene nella nostra mente, cioè se ripetiamo molte volte un certo passaggio, si formerà un percorso, ok? E quindi le nostre dita lo faranno naturalmente. State attenti a questo passaggio perché lo ripeterò alla fine, ok? Attenzione, quasi naturalmente le dita faranno quel passaggio. Ora, cosa c'è da dire? Che la ripetizione sempre, 100 volte, 200 volte, può essere un'arma a doppio taglio. Perché può essere un'arma a doppio taglio? Perché se voi fate un percorso in modo errato, la ripetizione potenzierà il vostro errore. Ok? Che ne so, una posizione, un fraseggio, un'articolazione scorretta, che secondo voi è giusta, invece la ripetete 100 volte e voi avrete una ripetizione errata. Questo, diciamo, è valido per quanto riguarda la ripetizione meccanica, che molti docenti, diciamo, incoraggiano. Fai 100 volte questo, ma non mi esce questo passaggio, fallo, ripetolo 100 volte, 200 volte, ok? Poi, se il passaggio non è corretto, rischierete di farlo 100 volte in modo sbagliato. Ma se invece voi, con la vostra mente, siete consapevoli di questi automatismi, allora sarete flessibili ed esperti e potete cambiarli se vi rendete conto appunto dello sbaglio. Quindi, quando noi, diciamo, apriamo la nostra porticina, quindi dobbiamo coinvolgere contemporaneamente l'espressione, l'emozione, le note, l'altezza, il ritmo, ok? E quindi, mi ripeto, non è che dobbiamo diventare dei virtuosi perché sappiamo eseguire perfettamente un brano, dobbiamo soffermarci sui particolari, ok? Ho detto che è difficile usare contemporaneamente i due emisferi, ma speriamo di, alla fine di questo percorso, di riuscirci. Come si ci riesce? Un primo aspetto è quello della determinazione. Se si è determinati, si apprenderà molto velocemente, si supererà la fatica e soprattutto la frustrazione. La fatica, io immagino voi, siete affaticati, non riuscite a suonare più di un'ora, 2 ore, ma com'è possibile? Perché non siete determinati? Oppure la frustrazione, non riesco, non ce la faccio, gli altri sono meglio di me. Questo non vi farà studiare più di un'ora, 2 ore al giorno, cioè proprio non ce la farete. Quindi dovete cercare di essere più determinati. Cosa vi farà essere più determinati? Intanto la concentrazione, ok? La concentrazione ci può spingere a superare anche i nostri limiti, migliorando, ok? Certo, non si può essere concentrati per 4-5 ore consecutivamente, però se voi fate, che ne so, 4 sessioni di studio ogni giorno, 2 ore, poi fate mezz'ora di pausa, altre 2 ore, poi fate il pranzo, vi riposate 2-3 ore, di nuovo il pomeriggio 2 ore, più 2 ore. Così allora potrete
potete essere concentrati, ok? Un'altra cosa importante, migliorerete se avrete dei feedback positivi, ok? Questo svilupperà la vostra autostima, sarete attivi, propositivi, imparerete a decidere autonomamente. Quello che dicevo, diventerete maestri di voi stessi. Viceversa, invece, o chi è imbarazzato, o chi si vergogna, o chi ha assenza di colpa, magari perché non ha studiato, oppure chi è impaziente, avrà molta difficoltà nel progredire. Farà, diciamo, gli stessi errori, cercherà di giustificarsi, ma farà sempre gli stessi errori. Ok? Dovete essere sinceri con voi stessi, dovete riconoscere un disagio, perché se lo riconoscerete, magari potrete liberare delle energie e potrete trovare un senso di rinnovamento e di fiducia in voi stessi. Inoltre dovete essere pazienti, pazienti, pazienti. Questo vi aiuterà sia a tollerare la frustrazione, la svalutazione, l'indifferenza, la rinuncia, ok? Quindi dovete essere più che fare.